Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog, in questo nuovo video. Allora, vedete me e Sabrina perché siamo scese per accompagnare Max a fare le prove. E stamattina ho fatto un po' di lavori, ho dato una pulita al bagno, ho pulito anche il mobiletto sopra al lavandino, e vedrete poi nel video della casalinga. E ho lavato un po' di borse della spesa che magari si erano macchiate, così. Allora, già che come vestiti così eravamo a posto, non c'era intanto da lavare, ho lavato quelle. Poi mi è venuto in mente, e proprio vista la situazione, abbiamo levato tutte le lenzuola dai letti, tanto appunto avendo solamente il lenzuolo sotto stanno tutte assieme praticamente, in due lavatrici le ho fatte andare. E ho lavato tutte le lenzuola. Adesso una parte l'avevo già stesa io prima di uscire, una parte vedo se le può stendere la mamma, così almeno si asciugano e per stasera le riusiamo per fare i letti. Volevo far vedere nel video della casalinga che le avevo stese, ma mi sono dimenticata, vabbè. Comunque le ho stese e adesso poi rifaremo i letti con le stesse lenzuola, perché così almeno facciamo veloci, tanto fa un caldo boia. Perché io e Sabrina siamo qui? Perché come carne, come avete visto l'altra volta, ne avevo presa tantissimo, abbiamo legumi, uova, eccetera, ma la frutta e la verdura ovviamente non posso farne un carico grande, un po' perché poi non mi ci sta nel frigo e un po' perché comunque poi va male subito. Quindi siamo al Lidl per prendere un po' di frutta e un po' di verdura, che c'è qualche cosa in offerta, guardiamo un attimo e prendiamo. E boh, fa caldo. Luca ma mia sorella è venuta giù oggi, è venuta a prendere Luca, quindi non c'è più, e gli altri bambini, vabbè, sono a casa con la mamma e non sono stata a portarle giù perché, ecco, se posso evito di portarle così, che poi uno sbattimento di qua, di là, a destra, a sinistra, allora le lascio a casa. E boh, adesso entriamo, così almeno prendiamo queste cose, ovviamente vi portiamo insieme a noi. E oggi pomeriggio, poi prima di fare altre cose, ho anche giocato un po' con la PlayStation circa un'oretta, poi appunto ho ritirato, no, poi cos'è che ho fatto? Mentre c'era la zia, ho steso le lenzuola. E ho fatto due lavatrici di borse, ma ce ne sono almeno ancora due o tre da fare, quindi visto che lavando le lenzuola ho levato anche la roba bianca che c'era, così almeno siamo di nuovo in linea con la roba da lavare, quindi domani andrò a fare giusto un paio di lavatrici di borse, così almeno me le levo e sono pronte già poi per fare la spesa. E niente, adesso andiamo. Allora, siamo uscite, ancora la faccio sporca. Siamo uscite dal Lidl e per merenda abbiamo preso questa macedonia di frutta a 69 centesimi scontata, se no a prezzo pieno costava 99, e dentro c'è un po' di tutto: uva, melone, pesca, ananas, mela, che quindi come una merenda sana va bene, ecco. E poi basta. No, e poi abbiamo preso insalata, pomodori, poi uva, pesche, noci. La mamma, volevo che prendeva l'anguria, ma la mamma non l'ho presa perché non avevamo il carrello, poi chi la portava fuori? Io. Poi Sabrina si è presa un Kraffen con dentro la crema al gianduia, io ho preso un panzerotto, però lo lascerò penso a Max, o comunque lo dividerò con Max, che deve ancora ballare per un'ora, quindi bomba. E niente, quindi adesso
Abbiamo fatto questo, dentro non sono riuscita a registrare niente perché non abbiamo preso il carrello e avevamo le scatole in mano, ne abbiamo due così e quindi come facevo a tenere le scatole a registrare? Perciò non abbiamo fatto niente, cioè non ho potuto. Però ecco, vi porterò con noi oggi, penso anche domani. E niente, adesso poi stasera così mangiamo fresco. Ho chiesto alla mamma per piacere di tirar fuori, forse ve l'ho già detto prima, il cordon bleu, gli hamburger. E poi ci uniamo pomodoro, insalata e siamo a posto. Domani a pranzo invece mangiamo legumi e domani sera uova, così sacchiamo un po' dalla carne, perché sennò sempre carne, sempre carne. E boh, adesso vado a mangiarmi questa buona Macedonia e ci aggiorniamo poi più tardi. Allora, Max acchiappata, abbiamo portato le chiavi a dove dovevamo portare e adesso andiamo a casa, così ceniamo. Allora, adesso volevo farvi vedere che se vi ricordate avevo disattivato il si può fare l'abbonamento della Degusta Box. Oh, va bene, abbiamo installato un altro gioco. Va bene. E poi cosa è successo? L'avevo disattivato fino a un tempo e non mi ricordavo più qual era il tempo, quindi si è riattivato, hanno preso i soldi e mi hanno mandato una Degusta Box. Guardiamo cosa c'è dentro. E allora, tanto che lo guardo io, anche se in realtà abbiamo già spiacciato, ve lo faccio vedere anche a voi. Allora, vabbè, i soliti fogliettini, addirittura c'è anche una ricetta dietro al foglio, quello dove ci sono tutti i prodotti e tutti i prezzi. C'è la ricetta per fare la cheesecake con i biscotti che troveremo all'interno. Basta, mamma. Allora, abbiamo trovato, che mi sono cadute tutte quante da confezione, le brioche della Bauni, queste qui con farina integrale e dentro c'è il miele mille fiori, dentro ce ne sono 5 e le troviamo a 2,79 euro sul mercato. Poi della marca Cuore, si vede che sanno che ci stiamo proteinizzando, c'erano queste sfoglie che possiamo trovare a 2,49 euro. Queste qui che ho trovato io sono con farina di fagioli e di grano saraceno e inulina. Ovviamente non sono, mi sa, senza glutine. Dubito fortemente. No, infatti. Però comunque, ecco, sono ricche di proteine, quindi magari le mangeranno i ragazzi. Poi, delle caramelle, tant per cambiare, della Golia, sono le erbe alpine e sono senza zucchero. Ce ne sono ben due confezioni. Per la nonna, perché la nonna mangia solo caramelle alle erbe alpine. E quelle lì le possiamo trovare a 1,90 euro. Poi, che farò dividere tra... in realtà Maurizio non lo so se lo può bere. Sì, è senza glutine, c'è scritto qui in piccolino, 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 piccolino. E c'è questo drink della marca Mucchi, training, gusto cacao, 25 grammi di proteine. Questo qui lo possiamo trovare anche alla vaniglia e come prezzo è 3,09 euro. Poi i biscotti, appunto, i digestive, questi qua li possiamo trovare a 1,99 euro e questa confezione è da 250 grammi. Poi il pane proteico, questo qui è della Morato e anche questo qui lo farò utilizzare a Manuel visto che sta facendo CrossFit. Questo qui lo possiamo trovare a 2,49 euro, così almeno è più proteico e via. Poi, anche perché hanno sempre dei gusti un po' particolari, poi ho trovato
una barretta fruttella con proteine. Questa qui la possiamo trovare a 2 euro, si chiama Good for You, è senza glutine, potremmo darla a Gabriele, magari la assaggia Siccome lui, comunque di questa degusta box non non può può quasi mangiare mangiare niente. nulla. Poi c'è questa bevanda della Amo Est, Ama! Non ci sono arrivata adesso, ciao a tutti. Amo essere bio, è quella dell'Eurospin. E c'è la bevanda scusate, al lime e zenzero. Questa qui la possiamo trovare a 2,29 euro. E basta. Non c'è scritto se è senza glutine, niente. Non penso che. Tanto Gabriele non la può bere perché c'è lo zenzero, quindi vedremo se la mamma la vuole assaggiare, la beve lei. Poi il tè verde della Estatè, questo qui lo berrà Giada. Questo qui lo possiamo trovare a 99 centesimi la bottiglietta, e boh, semplicemente questo qui si trova in commercio sempre. E poi come ultima c'è questa birra. Un attimo, amore, aspetta un attimo. Questa birra della marca La Trappe che possiamo trovare a 2,99 euro. E ovviamente Maurizio e Gabriele non la possono bere perché c'è il malto di frumento. Dicono che è una birra rinfrescante. Ah, dicono che è prodotta nell'abbazia di Koningshoven in Olanda, la prima birra bianca al mondo, quindi mai vista, mai provata, perciò la proveremo e poi vi faremo sapere. E basta, questo era tutto il contenuto della degusta box, penso di agosto, non ne ho idea, luglio, Luglio? non lo so. No, c'è scritto di Ah, questa box di scusami, luglio. scusa, ah, c'è scritto box di luglio, scusate, c'è scritto qui. E quindi niente, poi c'è un buono sconto di 1 euro per prendere su queste sfoglie qui della marca Cuore, che guarderò se le trovo al Bennett, a meno che non costano 10 euro la confezione, direi che è una cosa che si può fare ed è valido fino al 31 marzo 2025. E quindi direi che cioè, siamo. Non c'è scritto sul foglio. Ah, giusto, hai ragione. Ah, no, giusto. Beh, 2,49 euro, 1 euro, le paghi 1,49 euro, ci può stare. E poi, comunque, voglio dire, c'è tempo, un anno e mezzo a partire da adesso. Quindi lo tengo da parte nel portafoglio appena vado al Bennett, che le trovo perché poi. Al Bennett, per esempio, i buoni sconto si possono usare anche sui prodotti in offerta, perché sapete che quando facevo i coupon, quindi se si trovassero in offerta, si può usare, quindi magari sono, che ne so, 2 euro, si possono pagare 1 euro. Quindi è un'ottima cosa. Adesso poi appena succederà che le trovo, comunque ve le farò vedere. E niente, adesso vado a mettere, andiamo a mettere a posto questa roba qui. E poi mano a mano che assaggeremo le cose vi farò anche sapere cosa ne pensiamo. Boh, stasera per cena cordon bleu, pomodori e insalata. Quindi la mamma ha già praticamente preparato il tavolo e quindi andiamo a finire di far questo, chiamiamo tutti così mangiamo e ci aggiorniamo, penso, domani direttamente. Ciao! Allora, buongiorno, oggi è lì. Sabrina, recupera un po' la roba da lavare che c'è qui e che c'è di là in camera dei ragazzi. Ma quella in camera dei ragazzi non ci riesco, non è Allora, facile. diglielo a Manuel, per favore. Attenta che fai cadere tutto. Vedete i miei bidoni vuoti che non c'era niente da lavare? Perché la roba non la portano al loro posto. Comunque, oggi abbiamo fatto il lavoro dei vestiti. Per ora l'abbiamo iniziato, adesso
andiamo lì sotto che i ragazzi hanno preparato da mangiare, così almeno pranziamo e poi continuiamo. Lì c'è la roba da stirare, il lavoro ce n'è ancora molto da fare, molto. Allora, ecco qui il tavolo preparato dai ragazzi. Volevo anche farvi vedere che la mamma stamattina, siccome stava cercando le chiavi della macchina di Maurizio che non trova più, ha messo un po' in ordine anche là sopra, che vi ricordate c'era un gran casino. Di casino ce n'è ancora tanto, però intanto iniziamo a mettere da parte di qua e di là, c'è in ordine. E qua c'è la tavola che hanno preparato i ragazzi, pomodori tagliati. Adesso mangiamo, Manuel esce il sangue e devo andare. Allora, in pratica qui vedete la pasta che sta cuocendo, le zucchine, l'altra pasta. In pratica sono andata a fare una pasta con zucchine, noci e crema di fagioli cannellini. Allora, volevo darvi un attimo un aggiornamento, perché a pranzo poi ho staccato il video dicendo a Manuel esce il sangue. Praticamente Manuel ha un grosso problema, soprattutto d'estate, come succedeva spesso anche a mio padre, gli esce il sangue dal naso. E stanotte gli è uscito, stamattina gli è uscito, poi gli è uscito di nuovo ora di pranzo e le usciva abbastanza. Quindi gli ho detto, guarda, per oggi a CrossFit non andare, perché comunque poi vai là, fa caldo, ti muovi tanto, non vorrei che magari o magari svieni o magari ti esce di nuovo il sangue dal naso. Quindi gli ho detto, guarda, per oggi non andare, stai a casa tranquillo e vediamo un attimino come va, e va venerdì. E poi domani dovevamo andare al fiume, ma non credo andremo, perché comunque c'è Maurizio a casa e perché deve andare appunto a fare la visita per la palestra, e quindi penso che alla fine staremo a casa, vediamo se andiamo venerdì oppure se lasciamo correre questa settimana e poi ricominciamo bene dalla prossima, vediamo un po'. Il lavoro che abbiamo fatto oggi è stato un lavoro praticamente gigante, che doveva essere piccolo invece è diventato enorme e ci ha occupato praticamente tutta la giornata. Stamattina siamo andate a prendere i vestiti delle ragazze, li abbiamo tirati fuori, a parte il fatto che io stanotte mi sono svegliata con un fortissimo mal di pancia e quindi stamattina ho dormito poi un pochettino di più, perciò ci siamo messe un po' tardi a farlo. Cos'è successo? Che abbiamo tirato fuori i vestiti delle ragazze invernali e glieli abbiamo fatti guardare in modo da tenere solamente le cose che gli piacciono. Se c'era qualcosa che non gli piaceva l'abbiamo messo nei sacchi, abbiamo riempito 2 sacchi e mezzo perché mezzo era già riempito da qua, infatti li devo ricomprare perché li abbiamo finiti tutti. E appunto le ragazze hanno trovato tantissime cose che comunque non gli piacevano, o comunque magari non gli andavano più bene, eccetera eccetera. Quindi le abbiamo messe via. Facciamo che cosa ho messo? E cosa stavo dicendo? Non me la ricordo più. Via. E vabbè, in pratica hanno sistemato, hanno scelto, poi abbiamo messo a posto anche l'armadio, perché quando ho aperto gli armadi erano in sobbuglio, quindi gli ho detto vabbè, vi diamo una mano io e la nonna, io mi occupavo di Max e la mamma si è occupata di Sabrina. Abbiamo sistemato anche gli armadi, quindi hanno controllato anche un pochino la roba estiva, perché tanto è inutile tenere tanta roba se tanto certa roba non ti piace e quindi non la metti. Poi ci abbiamo sistemato anche quello, poi siamo andate giù a mangiare, infatti quello di Sabrina l'abbiamo fatta a metà, poi abbiamo continuato al pomeriggio
E abbiamo preso anche la roba che avevo sistemato qui sulle cassettiere. Cioè io ho fatto tutto questo tran tran di lavoro per levare la roba dalle cassettiere, perché mi dava fastidio che le cassettiere di Giada e Pia fossero piene, avevano una montagna di vestiti e non potevo portarli da nessuna parte perché non sapevo dove metterli. Così ho portato giù le borse e i sacchetti in cui erano, i loro vestiti invernali li ho messi direttamente nell'armadio senza le buste, e le buste le ho prese da mettere qua giù sotto il mio letto, sotto il letto di Giada e Pia, visto che sono più basse, e ci ho messo dentro i loro vestiti, che erano anche quelli accatastati insieme a quelli degli altri sopra lì. E ce n'erano anche ancora miei e di Maurizio, e li ho messi anche quelli dentro un'altra borsa. Appena sarà piena, se diventerà piena, perché io e Maurizio non è che abbiamo tutta sta roba, l'andrò a mettere sotto il letto. E quindi tutto questo lavoro, non proprio tutto, comunque dei pezzi di questo grande lavoro, lo vedrete nel video di lunedì che uscirà sulla casalinga. È stato comunque un lavoro pesante, infatti ho mal di schiena. E l'altro giorno, quando c'è stato poi il giorno dove doveva piovere, io praticamente ho avuto mal di schiena 3 giorni, un giorno prima che piovesse, il giorno che doveva piovere, far diluvi, e invece ha piovuto un po' e basta, e il giorno dopo. E poi mi è passato da solo, io non ho preso niente. Quindi probabilmente era un mal di schiena dovuto magari al maltempo, al cambiamento di tempo che stava arrivando. Invece questo qui è mal di schiena perché oggi sono stata tanto piegata e purtroppo la mia schiena ne risente. E boh, abbiamo cenato. Mamma. La pasta era buonissima, è piaciuta a tutti. Era una pasta veramente molto semplice, inventata sul Mamma. momento. Un attimo, ehi, si siede. E Max era in bagno che ha dato da mangiare a Maisie, che vedete qui. E niente, quindi è stato era molto buona, semplice, inventata, però. Vabbè, ogni tanto Sì, così. faccio tutto, E poi ciao. appunto abbiamo usato le zucchine che ci ha dato la zia Angela, ed era anche un modo per cambiare un po', perché come vi dicevo, ultimamente stiamo mangiando tanta carne. A pranzo, che vi ho fatto vedere, abbiamo mangiato i pomodori, l'insalata e la mozzarella. Quindi oggi a pranzo formaggio e stasera cena legumi. Adesso vediamo, penso domani sera di fare le uova. E vediamo un po' domani a pranzo che cosa preparare. Se fare magari di nuovo legumi, per cercare di la carne mangiarla più in là. Adesso vediamo un attimino. Comunque, tutto regolare. È stata una giornata un po' così. Avrei voluto farvi vedere di più. E in realtà, appunto, se portavo Manuel, magari facevo qualcosa fuori. Però alla fine. Non siamo andati da nessuna parte perché appunto lui è riuscito a sangue dal naso 2 o 3 volte. Io sinceramente ho preferito tenerlo a casa. Già lì esce così che comunque fa caldo, eviterei di andargli a far fare movimento in una giornata dove già gli esce così il sangue dal naso. E boh, adesso abbiamo caricato poi i sacchi sulla macchina, quindi dovrò anche andare in discarica. Ora non so se andrò domani, se andrò. E quindi vediamo un attimo. Comunque, ho finito di chiacchierare. Vi ringrazio se avete guardato questo video fino a qui. Fatemi sapere se per caso anche i vostri figli, mariti o qualche parente o voi stessi avete questo tipo di problemi con il sangue dal naso, ecco. Vi mando un bacione grande e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Grazie.